Bentornati al TG Lab, unanime il cordoglio dei sindacati nazionali di categoria Fisascat, Filcams e Wiltrasporti sul dramma consumato a Napoli davanti agli uffici del provveditorato scolastico nel corso della mobilitazione dei lavoratori ex LSU e dei cosiddetti appalti storici impiegati nel progetto Scuole Belle, 4.000 in Campania, 18.500 a livello nazionale. In un comunicato congiunto le tre sigle hanno denunciato il ritardo nell'erogazione dei finanziamenti previsti dalla legge di stabilità varata nei mesi scorsi. Imprese di pulizia strutturate e multiservizi, si allungano le distanze al tavolo per il rinnovo del contratto nazionale applicato ai 600.000 addetti del comparto. I nodi sugli aumenti salariali, il trattamento economico della malattia, la disciplina del cambio di appalto, i capitolati sulle nuove assunzioni, decorrenze e durata contrattuale. Il negoziato è aggiornato al 10 febbraio. Settore ortofrutticolo ed agrumario, entra nel vivo il negoziato tra i sindacati di categoria Fisascat, Flywheel Tux e l'associazione imprenditoriale Fruitti Imprese per il nuovo contratto nazionale applicato ai circa 50.000 addetti del settore, prevalentemente donne. Aumento salariale di 85 euro, sfera di applicazione, classificazione, assetti contrattuali, organizzazione del lavoro, welfare, bilateralità, salute e sicurezza sono le richieste di parte sindacale. Tra le priorità anche il contrasto al fenomeno del dumping contrattuale e il riconoscimento della professionalità dei lavoratori stagionali, i nodi sul trattamento economico, condivisione sul contrasto all'abuso dei voucher. Il tavolo è aggiornato all'8 marzo 2017. Gucci, sistema premiante, work-life balance, welfare, formazione, salute e sicurezza, pari opportunità e sostegno alla genitorialità sono i punti qualificanti del nuovo contratto integrativo applicato ai 600 dipendenti del retail, del marchio del lusso, addetti alla vendita e al supporto logistico. Valido fino al 30 giugno 2018, il nuovo contratto interviene anche su relazioni sindacali, sistema di classificazione e trattamento economico del lavoro domenicale e festivo. L'intesa riconosce un wallet di 300 euro all'anno per l'accesso ai servizi offerti dal piano Welfare For You a disposizione dei dipendenti. Entro il 28 febbraio i lavoratori si esprimeranno sui contenuti dell'accordo. Nel 2016 il gruppo a livello mondiale ha registrato un incremento delle vendite del 7,4%, con una forte ripresa in Francia, Regno Unito, Germania e in Italia, dove le vendite nel primo semestre 2016 sono aumentate del 28%. Unicoop Tirreno, la direzione della cooperativa, aperto ai sindacati sulla rinegoziazione dell'integrativo e sulla valutazione oggettiva dello stato di crisi e dei dati gestionali dei 13 negozi in chiusura, dichiarando la disponibilità all'attivazione degli ammortizzatori sociali conservativi, la disponibilità aziendale anche sulla condivisione di un protocollo di regole di ingaggio da applicare ai lavoratori in servizio negli 8 punti vendita in cessione, al fine di garantire un trattamento economico e normativo non penalizzante. Lo sciopero è sospeso ma non revocato, se alle parole non seguiranno i fatti sarà mobilitazione, ha precisato il segretario nazionale della Fisascat Vincenzo Dell'Orefice. La trattativa è aggiornata al 7 e 14 febbraio. Trenkwalder proseguirà il 9 febbraio a Modena l'incontro con il curatore fallimentare dell'Agenzia per il Lavoro, sollecitato dai sindacati di categoria Fisascat, Filcams e Wiltux, volto ad individuare una soluzione per i 76 lavoratori dipendenti diretti, attualmente sospesi e senza retribuzione dal 7 dicembre scorso, esclusi dalle operazioni di cessione di ramo d'azienda, che ha coinvolto esclusivamente i contratti commerciali attivi e le maestranze somministrate. Bisognerà individuare una soluzione anche per consentire l'accesso agli ammortizzatori sociali, ha dichiarato il funzionario della categoria cislina Dario Campeotto. È auspicabile anche un intervento legislativo finalizzato ad estendere il sussidio di disoccupazione NASPI anche nei casi di sospensione involontaria dal lavoro, ha concluso il sindacalista. In Lombardia, a Casatenovo, in provincia di Lecco, hanno scioperato i lavoratori della cooperativa della Brianza. La protesta è stata indetta dai sindacati di categoria Fisascat, CISL e Filcams CGL in seguito all'esito negativo del confronto sul passaggio di 18 lavoratori alla società Laspertina collegata al marchio Conad. La richiesta di parte sindacale, si legge in un comunicato congiunto, verte sulla tutela delle condizioni di miglior favore, compresa la contrattazione aziendale realizzata con la cooperativa. Le due sigle hanno sollecitato la ripresa del negoziato per giungere ad una soluzione condivisa.
In Veneto, a Treviso, i sindacati di categoria Fisascat, Filcams e Wiltux hanno siglato con la Confcommercio locale un accordo sulla flessibilità contrattata nel comparto commerciale. L'intesa, valida nei 10 comuni del Trevigiano, con caratteristiche intrinseche di stagionalità, Treviso, Conegliano, Borso del Grappa, Vittorio Veneto, Asolo, Castelfranco Veneto, Mogliano Veneto, Montebelluna, Oderzo e Motta di Livenza, contempla una maggiore possibilità di assunzione con contratti a tempo determinato, in deroga alla contrattazione e ai relativi tempi di interruzione tra un contratto e l'altro. Per il segretario generale della Fisascat Belluno Treviso, Edoardo Dorella, l'accordo valorizza la contrattazione territoriale, tutela imprese e lavoratori. In Toscana i sindacati di categoria Fisascat e Filcams hanno sollecitato l'attivazione di un tavolo in regione con il coinvolgimento di tutti gli attori, finalizzato a fornire tutele occupazionali ai circa 300 lavoratori del comparto termale e a garantire un futuro alle aziende termali e ai territori coinvolti. In un comunicato congiunto le due sigle hanno ribadito il valore del settore termale, binomio azienda-territorio indissolubile, da salvaguardare per evitare il depauperamento economico e sociale di interi territori. Nelle Marche, ad Ancona, massiccia adesione allo sciopero indetto dai sindacati di categoria Fisascat e Wiltux a sostegno della vertenza dei lavoratori di Tecnogest SRL, addetti ai servizi di pulizia e ristorazione in appalto presso i circoli ufficiali e sottufficiali della Marina Militare. La protesta contro il ritardo nel pagamento delle retribuzioni, una situazione degenerata dal mese di agosto 2016 e in stallo dal mese di novembre dello scorso anno. In Puglia, il 7 febbraio, incroceranno le braccia 3.500 addetti della multiservizi Dusman Service. La protesta è stata indetta dai sindacati regionali di categoria Fisascat, Filcams e Wiltrasporti e Wiltux, in seguito alla mancata ripresa delle attività lavorative presso i cantieri scolastici legati al progetto Scuole Belle, nonostante la legge di stabilità abbia previsto una copertura finanziaria fino al 31 agosto 2017, si legge in una nota congiunta inviata all'Ufficio Scolastico Regionale del Ministero dell'Istruzione. La mobilitazione sarà supportata da un sit-in davanti la sede del Dicastero. In Sicilia, a Trapani, verrà istituito un tavolo tecnico permanente per i 44 lavoratori ancora disoccupati del centro distribuzione CEDI dell'ex gruppo 6 GDO. È stato stabilito dal vertice in prefettura con i rappresentanti sindacali Fisascat, Filcams, Wiltux, Palermo, Trapani, ricevuti nel corso di un sit-in di mobilitazione organizzato dalle tre sigle CGL, CISL, UIL. I lavoratori sono stremati dall'attesa, dall'assenza di prospettiva e dall'approssimarsi della scadenza dell'unica fonte di reddito costituita dagli ammortizzatori sociali, si legge in un comunicato congiunto. Per gli approfondimenti potete consultare la pagina web www.fisascat.it, i nostri canali social e il TGR Lab. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima settimana. La Fisascat CISL tutela i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del terziario, turismo e servizi, garantendo l'assistenza nelle vertenze collettive e individuali e nelle procedure di conciliazione e arbitrato stabilite dalle norme di legge e dei contratti. La Fisascat CISL, attraverso la contrattazione, sostiene la bilateralità, cioè il modello partecipativo nel sistema delle relazioni sindacali che interviene in supporto del welfare pubblico per l'assistenza sanitaria integrativa, la previdenza complementare e la formazione professionale continua. All'indirizzo www.fisascat.it troverai tutti i riferimenti per metterti in contatto con le oltre 120 sedi territoriali, regionali e interregionali alle quali potrai rivolgerti per chiedere informazioni e per ogni pratica relativa al tuo rapporto di lavoro nel terziario, turismo e servizi. La Fisascat, insieme alla FELSA CISL, ha dato vita alla FIST, la Federazione Italiana dei Sindacati del Terziario, per sviluppare una tutela a 360 gradi per i lavoratori dipendenti, autonomi, atipici e somministrati. La Fisascat, la FELSA e la FIST sono il tuo sistema di tutela.